e abbiamo anche alcuni rappresentanti del gruppo Vangelo Cultura e Territorio che hanno un po' rappresentato appunto la genesi di questo evento e che adesso ci descriveranno come è nata questa iniziativa, sia dal punto di vista del percorso che è stato realizzato con la scuola di formazione politica fino ad arrivare a queste borse di studio, in particolare con la professoressa Maria Siano, il dottor Antonio Mormone ed Enza Daniello. Diteci un po' come mai questa partecipazione, perché questa partecipazione massiccia dei giovani e perché questa idea delle borse di studio con i relativi relatori. Stasera è stata una serata per noi veramente emozionante perché ha visto realizzarsi tutto quello che abbiamo sin dall'inizio pensato, cioè dare a questi giovani della scuola di formazione dei messaggi importanti, e stasera i relatori che sono stati qui presenti, come il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, il procuratore Riello, il Roberto Cogliando, presidente Associazione dei Notai Cattolici, e poi con la conclusione di Monsignor Francesco Alfano, il nostro vescovo, hanno veramente fatto da cornice alla nostra scuola di formazione. Una cornice stupenda, perché i ragazzi non solo nel loro percorso di 3 mesi hanno ascoltato questi messaggi, ma stasera l'hanno ascoltati dalla voce di relatori di grandissimo spessore, e sentire parlare di anticorruzione, di legalità, di credere che la politica è una cosa pulita, ma sono gli uomini che la sporcano, e quindi impegnarsi in prima persona è un dovere di ognuno di noi per il bene comune. E noi questo messaggio l'abbiamo talmente assimilato che veramente per noi è diventato, diciamo, la bandiera su cui la nostra scuola continuerà ad esistere, perché non termina stasera. Noi già abbiamo iniziato il nuovo percorso, quello che avrà inizio il prossimo anno, e che speriamo che non sia un percorso di 3 mesi, ma un percorso di tutto un anno, perché la formazione deve essere perenne. Le borse di studio che i nostri ragazzi hanno avuto stasera sono state 2 assegnate, ma la Fondazione Padre Baldassarre Califano ha dato 6 borse di studio. La loro generosità nella persona del giudice Antonino Elefante è stato per noi veramente un momento esilarante, perché vedere i nostri ragazzi sul palco e prendere la borsa di studio è stata un'emozione unica, perché non solo li abbiamo accompagnati in questo percorso formativo, ma abbiamo visto in loro stasera una luce diversa, una luce di soddisfazione, di credere che anche un segno, una borsa di studio, può per loro essere qualcosa per andare avanti. Grazie alla Fondazione, grazie al giudice Elefante e grazie a tutti coloro che hanno collaborato insieme a noi perché questo evento stasera potesse realizzarsi. Grazie a tutti. Sì, io partendo da quello che diceva la professoressa Siano, mi piace di mettere particolarmente in evidenza che il nostro percorso continua, ma continua principalmente perché sono i ragazzi che ci hanno chiesto di poter continuare questa scuola. Cioè sono stati i ragazzi a avere questo desiderio, e penso che l'unica cosa che noi potessimo fare era quella di assecondarli. Cioè, quando noi abbiamo cominciato, non mi vergogno a dirlo, abbiamo cominciato partendo e ragionavamo di una ventina di ragazzi, perché c'è così tanto un disamore, una disaffezione verso il mondo della politica, che ci aspettavamo, cioè vabbè, se riusciremo a raccogliere una ventina di presenze è grasso che cola. Abbiamo chiuso le iscrizioni, che eravamo quasi 200 ragazzi che chiedevano di poter partecipare, di poter capire, di poter entrare nel merito di quello che era di quello che è la politica. E il fatto che dopo questo percorso sono stati gli stessi ragazzi a chiederci di poter continuare, di voler trasformare quelle che sono state delle lezioni in un impegno politico attivo, e beh, per noi è stata una grande soddisfazione, e quindi non potevamo esimerci dall'accogliere quello che era un loro grido di speranza, un bisogno proprio che abbiamo raccolto
in maniera spontanea, perché nasceva in maniera veramente, non so come dire, cioè in maniera semplicissima, ecco, era qualcosa che passava tutte le volte che ci siamo incontrati, passava questa esigenza, questo bisogno di capire. Un'ultima cosa mi permetto ancora di aggiungere: il presidente dell'ANAC, il dottor Cantone, faceva giustamente osservare una cosa: è molto 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 importante la capacità di osservare, la capacità critica, e questa è una delle cose che speriamo di essere riusciti a dare a questi ragazzi, cioè analizzare ed essere cittadini anche nel tener presente che bisogna continuare a tener conto di quello che fanno i politici, cioè noi dobbiamo avere la capacità di controllarli, di seguire, non di dire banalmente la politica è una cosa sporca e quindi arrivederci. Che ne pensi? Io penso che stasera abbiamo raccolto i frutti di una istanza che sentivamo. Quando a settembre ci siamo incontrati, abbiamo pensato che cosa si poteva fare.